Patrick Folletti, una carriera è iniziata negli anni 90 proprio qua a Mendrisio, poi è passato alla Lega Nazionale, la Champions League, la Premier League, insomma una carriera che pochissimi ticinesi riescono a fare. Ti ricordi ancora? Ogni tanto ci pensi? Sì e no, nel senso che sono una persona che cerca di vivere nel momento, quindi quello che ho fatto da giocatore è importante solo fino a un certo punto. È chiaro che quando ti ritrovi qua alla Dorna, qualche ricordo mi è passato per l'anticamera del cervello. Non era così bello come era adesso, però qua è incominciato tutto ed è un piacere tornare ed è bello ogni tanto far riaffiorare un ricordo o l'altro. Parliamo del ruolo del portiere, rispetto a quegli anni lì, è cambiato? Decisamente. Beh, e da una parte è cambiato decisamente, da una parte il compito primario del portiere era allora e adesso lo stesso, ed è quello di parare. Però è diventato molto più complesso, è diventato tutto più professionale, più completo. Era un atleta già completa 30 anni fa, oggi come oggi è l'atleta più completo dal punto di vista fisico, dal punto di vista tattico, dal punto di vista tecnico, è il ruolo più complesso, ed è per quello che è il ruolo più affascinante. Complesso penso anche per un preparatore portieri, perché adesso bisogna allenare veramente tantissime cose. In Svizzera però funziona bene e penso i grandi portieri che abbiamo lo dimostrano. Quanto sono importanti questi tipi di allenamenti? Ma non è l'allenamento a sé che è importante è stato trovare un denominatore comune nel modo di lavorare con i nostri portieri. È un lavoro che portiamo avanti da adesso 10 anni a questa parte, siamo riusciti a trovare appunto questo denominatore comune tra 3 culture completamente differenti. Una decina d'anni fa, quando ho incominciato questo lavoro, l'allenamento dei portieri a Chiasso e l'allenamento dei portieri a Basilea e quello del Servette a Ginevra erano 2 cose completamente diverse. Oggi abbiamo una linea comune di lavoro che ci permette di andare tutti nella stessa direzione. Ne approfittano i nostri ragazzi, ne approfittano i nostri club e alla fine ne approfitta anche la nazionale. Entriamo un po' nel nostro Ticino, un portiere giovane riesce a crescere, ha abbastanza le strutture e soprattutto l'appoggio per poter crescere? Penso di sì, nel senso il lavoro fatto dalle società, il lavoro fatto da Team Ticino è importantissimo, la grande difficoltà del Ticino è da una parte è un catino piccolo, quindi c'è meno scelta, e dall'altra parte l'imbuto è stretto per poi uscire da questo calcio giovanile. È difficile per il ragazzo della Under 18 del Team Ticino trovare degli sbocchi per poter giocare a un livello superiore in una prima lega, piuttosto che in una prima lega promotion o in una challenge league o addirittura più tardi in una super league. E quella è la grande difficoltà che c'è in Ticino, ma che c'è in generale. In Svizzera, avendo solo 10 squadre di challenge league, per un portiere dell'Under 21 del Basilea, del Grasshoppers o del Team Ticino, o di Lugano, perché il Team Ticino non c'ha l'Under 21, è difficile entrare in queste strutture. Quindi il Ticino in fin dei conti è una realtà simile a quella svizzera generale, con le difficoltà del caso. In Ticino possiamo dire che anche gli allenatori hanno poca fiducia nei portieri, per esempio il fatto che è successo quest'anno con Iacu a Chiasso, oppure anche nelle leghe minore appena un portiere sbaglia lo si mette in panchina e si cerca un altro. È un problema ticinese o un problema che comunque c'è in tutta Svizzera? È un problema generale, anche se è vero che ultimamente ci sono sempre più mister, quindi allenatori della prima squadra responsabili, che hanno imparato ad avere pazienza. Però è chiaro, il risultato è un fattore importante, la pressione che c'è da parte della dirigenza, da parte del pubblico, dell'opinione pubblica, è un fattore che gioca dei brutti scherzi. Però è chiaro, se vogliamo dare fiducia a un portiere giovane dobbiamo mettere in preventivo degli errori, e se al primo errore andiamo a cambiare il portiere giovane non abbiamo capito cosa vuol dire far formazione. Grazie mille. Di niente.